Ciao. 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 Allora, vai, prima domanda, Gloria. Nel sono qui israeliana, come mai questo nome d'arte? Vado io? Questa me la ricordo, questa la so. Allora, Quiz Dagliana sono un gruppo di giovani ragazzi che circa 10 anni fa si conobbero in quel di Assisi e per varie vicissitudini, soprattutto diciamo per una comunione negli intenti musicali, decisero di suonare insieme quando ancora facevamo il liceo, quindi eravamo belli giovani. E perché scelsero il nome Quiz Dagliana? Bella domanda, ma semplicemente perché c'era una canzone dei Silverchair che si chiama Anna Song Open Fire, in cui appunto la frase di apertura dice Please Diana, e a noi piaceva questo suono e l'abbiamo trasformato in Please Diana. Numero 2. Allora, avete iniziato circa 10 anni fa tra i banchi di scuola. Qual è stato il primo brano che avete realizzato insieme? Lo ricordate? Ce ne fate un pezzettino? Serio? Cazzo, allora, il primo brano mai realizzato, ve lo dico io qual è. È un brano che abbiamo letteralmente rubato al baffo. Matteo, come fate il nome? Fringuelli. Nostro amico Matteo. È un brano che aveva iniziato, o almeno aveva gettato lui le basi di questo brano. Dopo però, non lo so, insomma, il gruppo ha preso una piega diversa, ha avuto un'evoluzione differente, e allora a quel punto l'idea è stata portata avanti da noi. Quel brano si chiama Non chiedermi perché, e non ti cederemo mai i diritti, Matteo. Facciamo un ritornello alla cappella? Ma veramente? Vai. 1, 2, 3, 4. Non chiedermi perché, non riesco più a parlare. Non chiedermi perché, non riesco più a sperare in qualcosa di normale. Bello. Ok. Allora, 3. Dopo 10 anni avete dichiarato di avere ancora un'aria da ascoltare. Questa cosa è bellissima, cosa vi sta ispirando adesso, per esempio? Risponde? Beh, sai, Gloria, questa è la tua. Io farei rispondere a qualcun altro. Vai, posso rispondere io. Cosa si sta ispirando? Diciamo che stiamo sicuramente esplorando, da un punto di vista musicale perlomeno, nuove strade. Ora, gruppi di riferimento non mi verrebbero neanche troppo in mente, magari avete qualche suggerimento. Diciamo che stiamo cercando magari un connubio tra l'energia delle chitarre rock and roll e anche dei suoni però magari un po' più morbidi, atmosfere più sognanti. Molto più lo-fi è la parola d'ordine, quindi ci sta ispirando il lo-fi. Allora, numero 4. Il vostro ultimo pezzo è Aria Parte 8, ce ne parlate? Allora, ultimo pezzo Aria Parte 8 è, diciamo che è una conclusione del nostro precedente album, Pollyanna, che era appunto un concept album che raccontava l'incomunicabilità e, diciamo, delle avventure della protagonista di questo album, che appunto si chiamava Aria. E Aria Parte 8, diciamo, viene dopo tanti mesi di silenzio e di tante cose che sono avvenute in questi mesi, che non abbiamo potuto suonare, non ci siamo potuti quasi mai vedere, diciamo, e quindi parla un po' in generale di una rinascita, sia di una rinascita come abbandono e di una rinascita anche, diciamo, in senso musicale, perché dopo 10 anni stiamo anche rinascendo in quel senso, diciamo. Una trasformazione, sì. Esatto. Allora, numero 5. Qual è stato il periodo buio narrato nel brano? È qualcosa che ha toccato tutti o solo uno di voi?
Allora, diciamo, quello narrato nel brano può aver toccato solo una persona del gruppo, ma credo che in generale il significato più profondo di questa canzone vada a toccare un po' tutti e cinque e in generale un po' tutti quanti, che quelli che hanno vissuto, diciamo, questi 2 anni. Quindi, diciamo, le canzoni parlano sempre, non solo questa, di situazioni ovviamente personali di chi l'ha scritta, ma poi credo che vadano a toccare più Sfere, persone, sì. più sfere, Rappresenta diciamo. comunque, no, un momento Esatto. particolare vissuto da tutto il mondo in questi anni, quindi sicuramente penso che chiunque ci possa ritrovare Qualcosa, un esatto. qualcosa. Allora. C'è anche un bel video a corredo del brano. Di chi è stata l'idea delle ballerine? L'idea dei vostri video sono tutte vostre? Prego, maestro. Please. Maestre, sì, le idee del video sono tutte originali e questo è stato un omaggio, diciamo, al video di Chet Faker, il brano Gold, che anche lì è un video con una coreografia sui rollerblade. E questo video anche omaggia in maniera abbastanza visiva la serie Persona. Allora, sette, cosa ne pensate del panorama musicale odierno? Dai, Lancio io. vi Vai. lascio Il spaziare. panorama musicale odierno, beh, è molto variegato e quindi, come dire, ci sono sicuramente oggi tantissimi ascolti e cose interessanti che girano sia a livello internazionale che a livello italiano. Diciamo che semplicemente ci sono come sempre delle cose che rientrano più nella nostra sfera, quindi cose che apprezziamo di più e cose magari che riteniamo più distanti dal nostro modo di essere e di intendere la musica. Però sicuramente se c'è una cosa che ci intriga molto, ecco, soprattutto ultimamente è questa un po' influenza a cercare una sonorità, delle sonorità molto più intime, molto più sottovoce della musica, che però al tempo stesso risultano essere molto intense. Noi quello che stiamo cercando di fare proprio per un futuro è quello proprio di coniugare queste sonorità più soft a un qualcosa che sia comunque intenso e che abbia una forte carica energetica. Allora, 8, e delle manifestazioni canore attuali? Io, In che senso? boh, Stiamo a penso parlare di Sanremo, X un Factor? programma Sì, televisivo. probabilmente. Io, non lo so, non ho Il che non li cantante maschera, guardo. magari Ma non perché, posso. però io non perché non li guardo, perché a me piace o perché non guardo Beh, sono la televisione. contento dell'esplosione dei Maneskin. Sì, Sì, tutto sì. sommato, sì, Sì. anch'io. Sì. Tu che ne pensi? No, no, vabbè, sicuramente c'è un rinnovamento, Sì. un ringiovanimento, questo credo sia molto bello, nel senso molto apprezzabile. E come poi, diciamo, su tutto, soprattutto se parliamo di X-Factor, diciamo, rimangono comunque programmi televisivi e credo che la validità poi di quello che effettivamente si fa e che esce vada poi giudicata in un successivo momento, ma penso che, diciamo, questa apertura verso generi sempre che prima fossero, diciamo, più di nicchia e che ora tendono ad avere più spazio, sicuramente è qualcosa di importante. Allora, ultima domanda, qual è stato il lavoro che più portate nel cuore e quello che vorreste realizzare? Beh, io Nel penso di cuore. parlare a nome di tutti, che forse quello che portiamo nel cuore è quasi l'ultimo quello che abbiamo fatto, quello, allora, Condivido. il concerto di presentazione, diciamo, il release party di Pollyanna allo Zucchero di Foligno. E praticamente quello è stato l'ultimo vero e proprio concerto, diciamo, che abbiamo fatto in elettrico, poi sono stati solo,
fare concerti acustici. È stato proprio bellissimo, era stato una sala colma di amici e non solo, quindi è stato proprio un concerto proprio emozionante, oltre che... Condivido, ma soprattutto proprio perché... per quel concerto proprio tutta la produzione dell'evento e del concerto è stata a nostro carico, quindi l'abbiamo proprio vissuta in prima persona. Quindi questo significa che proprio ci siamo preoccupati di tutto, siamo preoccupati della comunicazione, della pubblicità, di contrattare, di organizzare la serata con il locale, con il promoter e addirittura anche dei biglietti d'ingresso, quindi proprio di tutto. E ringraziamo tra l'altro lo Zut e gli amici di Job Records che ci hanno aiutato in tutto e ci stanno sempre dietro alle calcagne. Quello che vorremmo fare. Quello che vorremmo fare, io spero al più presto di farne tanti come quelli, sempre con tutti gli amici che ci hanno accompagnato. San Siro? A me piace tanto fare una serata su un festival di quelli del nord, della zona del Bergamasco, dicono che sono meravigliosi. Ah, piacerebbe tantissimo fare insomma, diciamo una serata che su un festival. Ci vanno bene un po' qualunque, l'importante, l'importante è suonare. Ciao, buona intervista.